Se posso iniziare io? Sì. No, mi meraviglia il fatto che dopo un'esposizione così acuta sull'amore, diciamo, no? Filaine, si conclude il discorso sulla libertà umana, che in effetti è il filo rosso di tutto. No? Perché questa parte del museo mi fa proprio molto riflettere, no? In fin dei conti è la nostra adesione all'amore di Cristo che ci è dato, che sviluppa, come dire, il nostro cammino di discepoli. Questo voglio dire. Comunque molto interessante anche il discorso di Pietro, le tre domande di Pietro e l'analisi greca delle tre, dei tre aspetti, insomma, una cosa fatta molto bene, grazie. Ma io aggiungo semplicemente che su questo tema della libertà ci stiamo interrogando un po' fin dall'inizio, se ci fate caso, e che è una risposta a quello che, insomma, tanti ci obiettano in realtà, no? Oppure il non credente che abita nel nostro cuore ci obietta, cioè per essere credente devi rinunciare alla tua libertà, no? Che ha dietro la tentazione proprio del serpente antico. Cioè, Dio ti dà il mondo intero, ti dà la vita, ti dà la tua compagna, ti dà le creature, ti dà tutto, ma tu devi rinunciare alla tua libertà perché devi osservare i suoi comandamenti. Dunque Dio, da padre infinitamente buono, da padre infinitamente generoso, assume i connotati del padre padrone, ma questa è esattamente la tentazione del serpente. Quando vedi Dio con gli occhi del serpente, la tua libertà ti porta a rifiutare Dio. Per essere libero devi lasciar perdere Dio, che è la tentazione che nasce sempre in noi quando facciamo peccato. Per questo si dice è il peccato d'origine, no? Quella struttura, no? Che si radica nella mancanza di fede e ci porta poi a far peccato, ed è l'obiezione che in tanti hanno fatto e fanno i cristiani. Voi siete dei perdenti, non siete liberi, non potete assaporare le gioie della vita. In realtà, appunto, il mistero del figlio, che oggi abbiamo visto rispecchiato nell'esperienza di Pietro, ci dà il segreto della vita. Quanto più tu ti affidi, tanto più diventi libero. E nel Vangelo di Giovanni questo è ripetuto tante volte, no? Quanto più tu ti metti nelle mie mani, tanto più io suscito dentro di te la vera umanità, l'umanità del figlio. Questo ci sembra strano, ma poi se ci guardiamo effettivamente nella vita di tutti i giorni allo specchio della nostra coscienza, vediamo che è proprio così. Cioè tutto quello che di buono, di bello, di vero facciamo è perché siamo stati docili a una forza, nel Vangelo si parla di dynamis, anche negli Atti degli Apostoli, che è lo Spirito, che agisce attraverso di noi. E fa lui. A noi è chiesto quel cammino di Pietro. Dopo c'è chi fa più fatica, c'è chi fa meno fatica, ma questo, la riflessione di stasera ci porta proprio al principio e fondamento del cristianesimo, là dove la libertà deve scegliere. La libertà è come l'ago della bilancia, a un certo punto. O va verso la fede, o si chiude nell'incredulità, o si affida all'abbà di Gesù, oppure dice quello è il padre padrone, cioè vede Dio con gli occhi del serpente antico. Ecco, la libertà è esattamente questo ago della bilancia, e mi sembra che se facciamo questo passo siamo giunti proprio al centro, al fondamento della nostra esperienza. La libertà che si affida nella consapevolezza che Dio non ci toglierà mai nulla, anzi ci porterà a quell'agape, no? Che è esattamente la nostra realizzazione.
ha messo al mondo un non Dio, lui che era Dio, ha messo al mondo un animale dotato di libertà, con quello che la libertà è capace di fare, e lo vediamo in questi giorni cosa siamo capaci di fare usando male la nostra libertà, ma per avere quell'agape, perché l'uomo può trasformarsi in agape, ma perché ci sia agape ci vuole libertà. Per cui lo ribadisco, non ci verrà mai tolto niente da Dio, ci verrà dato tutto, ma nella modalità dell'affidamento a Lui. Questo è il segreto della nostra vita. E chi te lo dice? Gesù. Quando sei credente in Gesù, cogli che Lui viveva così. Se fai passare tutto il Vangelo, soprattutto di Giovanni, ma anche le preghiere di Gesù in Luca e in Matteo, no? Ti ringrazio Padre, Signore del cielo e della terra, perché non hai rivelato queste cose ai sapienti e agli intelligenti, a quelli che si credono tali, ma ai piccoli. E il primo piccolo è lui, perché i piccoli cosa sanno? Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Ecco, e nel Vangelo di Giovanni questo è sviluppato. Le parole che io vi dico sono le parole del Padre mio. Le opere che io faccio sono le opere che il Padre, le opere buone, che il Padre mi dà da portare a buon fine. E uno dice, ma scusa, adesso spiegami un attimo, se le fai tu, sono tue, non sono del Padre. No, questa è una visione efficientista tipicamente umana, per chi ragiona come Pietro, prima versione, no? Io devo salvarmi. I discepoli erano tuoi, li hai dati a me, tutto è dono. Ma nel momento in cui uno si rende davvero conto che tutto è dono, la vita cambia. Cambiata per Pietro, vedremo la stessa cosa in Paolo. Ma è il mistero della vita che ci ha insegnato Gesù. Vuoi essere cristiano? È questo proprio il principio e fondamento. Non fare, ma lasciarti fare. Non amare, dopo. Prima lasciati amare. Perché quando uno fa davvero l'esperienza di essere amato, dopo vive di riconoscenza e diventa capace di amare.